A una settimana dalle conclusioni delle verifiche, il tecnico del comune, l'ingegnere Pietro Grosso, che aveva il compito di effettuare il collaudo di Viale Marconi, si è dimesso improvvisamente. E sulle motivazioni, qualche domanda viene spontanea. Visti i trascorsi dei lavori di riqualificazione dell'arteria che attraversa la città e che ha sfidato parecchie ambizioni in fatto di viabilità, mettendo insieme pedoni, ciclisti, automobilisti e mezzi pubblici. Cosa risponde a chi ravvisa in queste dimissioni una fuga dalle responsabilità, perché magari Viale Marconi è considerata pericolosa? No, guarda, non c'è nulla di pericoloso rispetto a un collaudo che riguarda un'opera, non la mobilità e la viabilità che c'è in relazione a quell'opera. È soltanto una questione tecnica che sarà superata nel momento in cui verrà nominato un altro collaudatore che farà il collaudo. Ma come ci sono tantissimi collaudi in questa città che non vengono fatti in tempo utile perché non ci sono termini perentori, ma si fanno nelle condizioni in cui ci si trova. Se noi andassimo a verificare tutti i lavori pubblici fatti da 30 anni a questa parte, alcuni forse non sono stati ancora collaudati. Questo sarà collaudato come tutti quelli che stiamo facendo noi e tutti quelli che faremo. Insomma, un problema tecnico superabile in tempi celeri, eppure consiglieri di maggioranza e di opposizione, ma anche i residenti di Viale Marconi, hanno colto l'opportunità di dare un'interpretazione diversa rispetto a quella del primo cittadino, come riporta il quotidiano Il Centro. Certo è che il collaudo ha poco a che fare con la viabilità, rimarca Carlo Masci. Diciamo che in questa città oggi ci sono molte opere pubbliche, abbiamo con il PNRR ottenuto finanziamenti per circa 100 milioni di euro che adesso stiamo inserendo sul territorio come opere. Dovremo fare molti collaudi, ci vorranno molti tecnici, abbiamo bisogno di persone che lavorano per l'amministrazione e lavorano per la città, ci auguriamo che siano tutti tecnici responsabili che portino a termine il lavoro che prendono e non che lo lascino per strada.